Buonasera e benvenuti al Segnalibro, il nostro consueto appuntamento settimanale dedicato ai libri. Oggi torneremo a parlare di cucina, ma lo faremo in modo diverso perché lo andremo a fare raccontando quella che è stata la storia dei programmi televisivi dedicati alla cucina. E lo faremo con l'autrice del libro Cuochi, Sorrisi e TV, Racconti e ricette della telecucina, Antonella Di Lorenzo, che qui accanto a me vado a presentare, a ringraziare e a salutare. Buonasera Antonella. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, Antonella, questo è il tuo primo libro. Sì. Come e quando nasce l'idea di scrivere appunto un libro del genere? Prevale di più per te la passione per la cucina o per la storia dei programmi televisivi? Allora, innanzitutto mi piace molto cucinare, quindi lo spunto l'ho preso guardando appunto i programmi, insomma, di cucina. E poi, essendo anche una giornalista, sono molto curiosa e avendo fatto un percorso in passato di studi che mi ha molto legato alla televisione, mi è venuta questa idea, insomma, di scrivere un libro sulla storia dei programmi di cucina, partendo da un quesito, ma perché proprio tutti questi programmi di cucina proprio appunto In questo adesso. momento vanno tanto Esatto. di moda, infatti è un fattore modale, possiamo definirlo così. Esatto. Però leggendo il tuo libro capiamo, conosciamo che la prima trasmissione televisiva in assoluto che parla di cucina è del 1957, cioè 3 anni dopo l'arrivo della RAI praticamente. Esatto, io facendo questa analisi storico-televisiva sono andata alla ricerca negli archivi RAI, soprattutto perché insomma, è stata la prima televisione di Stato, alla ricerca dei programmi di cucina. E Com'era anche io. cioè, all'epoca un programma televisivo che trattava di cucina? Com'era il linguaggio? Sicuramente sarà stato totalmente diverso da quello Esatto, che come dicevi tu, nel 1957 c'è stato il primo programma di cucina condotto da Mario Soldati, giornalista enogastronomico, dal titolo Viaggio nella Valle del Po alla ricerca dei cibi genuini. Un programma del 1957 seguiva le esigenze e il ruolo della televisione del tempo, quindi era un programma educativo, informativo, quindi portava la gente a far conoscere il cibo per la prima a che ora volta. andava in onda? Andava in onda la sera, prima della chiusura, dopo Della la TV. trasmissione. Esatto. Quindi insomma andava a letto, sì, andava in onda tardi, dopo che la Sì, gente sì, sì. comunque già aveva. Invece adesso le trasmissioni solitamente si fanno prima, no? Proprio per dare dei consigli e dei spunti. Senti, ovviamente per scrivere questo libro tu hai intervistato queste persone che hanno fatto i programmi, la storia della televisione. Qual è stata la persona, comunque il cuoco, che ti ha sorpreso positivamente, invece quello che ti ha sorpreso negativamente? Allora, un po' tutti diciamo che mi hanno sorpreso e mi hanno regalato qualcosa a livello emotivo. Uno dei personaggi a cui, tra virgolette, sono un po' più legata perché ricorda la mia infanzia è Vilma De Angelis, perché quando ero piccolina la seguivo nel suo programma Sale, Pepe e Fantasia. Tutti, Esatto. anche, cioè, diciamo che anche i miei ricordi insomma, si legano a Vilma De Angelis, a quei programmi Esatto. qui. Sale, Pepe e Fantasia era un programma di cucina all'interno del contenitore di Luciano Rispoli, Tappeto Volante. Quindi io da piccolina prendevo le sue ricette, prendevo appunti, quindi quando sono andata a casa sua a Milano e comunque sentire l'odore della sua cucina di casa mi ha abbastanza colpito. Quali sono i trucchi, le ricette che hai rubato in questo tuo percorso, insomma. Allora, tutti un po' mi hanno, come ho detto prima, regalato qualcosa. Riguardo alle ricette, in appendice appunto ce ne sono 40 concesse dai conduttori dei programmi. I trucchi riguardano soprattutto i personaggi di oggi che legano e cucinano per noi giovani, da ricordare Simone Ruggiati o Alessandro Borghese, il fenomeno editoriale Benedetta Parodi. Quindi loro con le loro ricette insegnano a spendere poco tempo e anche poco denaro. Tu dai una spiegazione anche sociologica del fenomeno della moda di questi programmi televisivi, la possiamo insomma spiegare? Secondo te qual è il motivo? Certo, io ho cercato di dare il là con questo libro, ho dato insomma, uno spunto al lettore per poter poi lui stesso indagare insomma, personalmente al riguardo. L'aspetto sociologico che sono riuscita insomma, a Carpire. carpire è un legame soprattutto alle esigenze appunto, sociali degli italiani a tavola.
C'è la crisi in questo momento, i programmi di cucina sono, come abbiamo visto, molto aumentati nell'ultimo periodo, quindi c'è un ritorno nelle case come un bene rifugio, no? Delle mura che ti proteggono e ti riportano in casa. Nel momento in cui tu torni a casa, chiudi la porta e lasci fuori quel mondo, tra virgolette, minaccioso. Questa situazione io l'ho ritrovata anche negli anni 70, in effetti, come insomma, tutti gli italiani sanno, negli anni 70 c'è stata anche una grande crisi e in quegli anni, prima della crisi, le donne sono uscite di casa, si sono emancipate, sono andate al lavoro, però poi con la crisi sono di nuovo tornate in casa. Appunto per, Quindi il target di riferimento, diciamo adesso perché questi programmi sono seguiti anche molto dagli uomini. All'epoca erano totalmente dedicate alle donne e oggi invece donne e uomini oppure è diverso? Allora, prima, se parliamo del periodo degli anni 70, quindi con i programmi di Luigi Veronelli e Ave Ninchi, insomma, attrice molto conosciuta, erano molto improntati verso la donna, perché era la donna che era in casa negli anni 50-60, tra virgolette, relegata in casa, quindi a cucinare. Il suo ruolo era quello di accudire, insomma, madre di famiglia. E adesso invece la cucina è rivolta a tutti, anche agli uomini. Ora siamo più individualisti, anche una famiglia prima era più una coppia, ora siamo tutti indipendenti e anche gli uomini riescono a cucinare anche per sedurre una donna, insomma, riescono sempre a trovare è qualche vero, chicca. Eh? Esatto. E quindi diciamo che il target però cambia negli anni 90, quando c'è un punto di rottura, vero? Esatto. Negli anni 90 c'è stato, precisamente nel 96, un programma chiamato Kitchen, condotto da Andrea Pezzi, DJ, VJ, che insomma, ragazzi anche della mia età conosceranno quindi, sicuramente. Diciamo, si abbassa notevolmente la fascia di età a cui era dedicato il programma. Esatto, infatti andava in onda su MTV e questo programma era un programma di cucina che univa delle interviste musicali, quindi Andrea Pezzi intervistava in casa sua, tra virgolette, in uno studio adibito a casa. In una casa. Cucina vera e propria. Esatto, no? Però non era proprio una cucina, era quasi un tinello, proprio perché ricordava i ragazzi fuori sede e il periodo in cui i ragazzi andavano fuori, andavano all'estero, cominciavano ad uscire, insomma, di più dalle case. E quindi si intervistavano questi personaggi e si cucinava nel frattempo. E appunto c'è stata una rottura perché lì il programma non era più un programma meramente di cucina per informare, per educare, per insegnare come faceva Vilma De Angelis alle massaie a cucinare. Che poi scopriamo una cosa interessantissima leggendo il tuo libro, cioè che non sapeva cucinare lei all'inizio, ha imparato nel corso degli anni, appunto facendo questa trasmissione. Esatto, quando insomma, lei mi ha raccontato nell'intervista che Paolo Limiti, allora direttore dei programmi di Tele Monte Carlo nel 79 precisamente, l'ha chiamata per telefono e gli ha detto: guarda, io ho un programma per te, dovrei cucinare. E lei risponde, questo l'ho riportato sul libro, dice: ma come Paolo, io non so fare nemmeno due volte gamino. Che poi è una delle cose più difficili da fare, è una prova di MasterChef. Esatto, esatto. Una delle prove di MasterChef. Invece le cose semplici sono molto, molto difficili. Ad esempio Alberico Nunziata, che mi ha concesso anche l'intervista, settimo classificato di MasterChef, è uscito dal programma perché... Ma adesso lui lavora nell'ambito o fa qualcos'altro? Lui si è trasferito in America e lavora a Los Angeles come cuoco. Quindi ha realizzato un po' il suo sogno. Esatto, esatto. Però dicevo, lui è stato mandato via, cioè è uscito dal programma per una pasta al pomodoro, che può essere per gli italiani il piatto più semplice da preparare, invece... Oh, deve avere delle caratteristiche, esatto, importanti e fondamentali. Mm-hmm. Senti, invece poi, continuando in questo percorso, in questo viaggio, dopo, diciamo, Kitchen, ci sono stati altri programmi dove si sfidavano le persone. Esatto. E qual è un po' la storia? Quando è nata la prima sfida di cucina televisiva? Allora, tutti pensano e crederanno che la prima sfida di cucina sia nata con la prova del cuoco. Invece non è così, perché la prima sfida di cucina c'è stata negli anni 70 con Luigi Veronelli e Ave Ninchi nel programma A Tavola alle 7, dove c'erano due cuochi
di due regioni diverse. Già professionisti comunque? Professionisti, poi ci sono stati cuochi famosi, anche personaggi famosi che si sono messi ai fornelli, quindi non sono insomma oggi i primi che vediamo in televisione. Quindi loro erano in studio, preparavano, cucinavano un piatto che aveva come base un ingrediente comune, ad esempio i fagioli, pasta e fagioli, preparata dal Lazio e preparata dal Veneto, ad esempio. Quindi lì c'è stata la prima sfida di cucina. Poi c'è stata anche negli anni 90 con un altro programma condotto da Vilma De Angelis chiamato Complimenti allo Chef, che è un inizio diciamo, molto simile alla prova del cuoco. Poi con il passare del poi tempo... Poi una produzione di trasmissione... Esatto. Tantissime ne faceva. Sì, lei è arrivata a preparare e a realizzare quattro programmi insomma in contemporanea. Che è un po' forse anche perché tu spieghi, erano subentrate le televendite, quindi in quel caso doveva insomma proporre anche dei prodotti e quindi forse è per questo che sono aumentate a dismisura i suoi programmi, i suoi appuntamenti poi quotidiani, al giorno andava più fasce orarie? Sì, lei andava in onda la mattina con la spesa di Vilma, quindi lei faceva la spesa per il programma del pranzo che poi era pranzo con Vilma, dove preparava con dei personaggi famosi. Poi c'era la sera, quindi diciamo, conduceva tutti i momenti gastronomici degli italiani. E poi arriviamo proprio a delle televisioni tematiche. Quindi alla nascita del Gambero Rosso, poi c'è anche Alice che è un'altra, sì. fa solo cucina. Alice TV sì, fa programmi di cucina. E quindi praticamente ogni programma è dedicato magari a chi ha esigenze, non so, pranzi veloci, cene veloci, come preparare, insomma, per i single, tutti questi consigli utili. C'è qualcosa che puoi dirci in proposito, cioè un consiglio per chi ha poco tempo e quindi ha poca roba nel frigorifero, quindi cosa può improvvisare magari? Guarda, io sicuramente quello che dico, non essendo una cuoca, posso suggerire solo insomma, ricette di casa. Quello che dico sempre e che è diciamo, una filosofia tra virgolette gastronomica che utilizzo io è quella di utilizzare sempre prodotti di stagione, perché comunque si spende di meno, si mangia bene e sono anche facili da trovare. Ad esempio non mangiare le zucchine in inverno, assolutamente no, o le melanzane, magari prendere insomma, prodotti appunto di stagione. Tra i personaggi che adesso sono più diciamo di moda, non so, Alessandro Borghese, gli chef che fanno MasterChef, oppure appunto dicevi Simone che fa Cuochi e Fiamme, tutte queste. Sì. Qual è secondo te quello che magari per chi si appresta a cucinare è magari consigliabile da seguire? Per chi ha poca esperienza, ecco, per chi non è. Certo. Guarda, come ho sempre detto e ho dedotto anche scrivendo questo libro, sicuramente ogni telespettatore ha una propria esigenza, quindi c'è così tanta infinità di programmi e di personaggi da seguire che insomma, è poi insomma, facile trovare il proprio, tra virgolette, beniamino. Simone Ruggiati è molto bravo e veloce nella preparazione, quindi sa catturare lo spettatore. Poi se ad esempio c'è una spettatrice un po' che ha un lavoro d'ufficio e che comunque non ha tempo per cucinare, ha dei bambini, sicuramente si rispecchia in Benedetta Parodi. Altri troveranno Alessandro Borghese molto simpatico, quindi molto dipende insomma dalle proprie esigenze. Ce n'è per tutti. Ce n'è per tutti. Progetti futuri? Ma, al momento insomma vado così, sicuramente continuerò su questo filone gastronomico, giornalismo enogastronomico, perché insomma mi piace molto. Ti piace. Perfetto, allora grazie Antonella, grazie di essere stata qui con noi questo pomeriggio. La ricordo, Antonella Di Lorenzo e il libro Cuochi, Sorrisi e TV, racconti e ricette della telecucina. Ringrazio anche voi per essere stati con noi, non ci abbandonate perché subito dopo la pubblicità torna 56 live con Fabrizio Massantini.